la coscienza del mondo si sta trasformando, ed il cambiamento è inevitabile. Ciò che sino ad ora abbiamo accettato come pensieri stereotipati, concetti e convenzioni immutabili nei vari ambiti e settori dell'umana società, cominceranno a dissolversi, aprendosi a nuovi e più elevati livelli di pensiero. Avendo ormai conosciuto la verità, e, conseguentemente, maturato un più alto grado di consapevolezza, il nostro compito ora è quello di essere degli osservatori, ovvero, di essere nel mondo, ma non del mondo. Nonostante quello che si presenta nel corso della giornata, o che ci viene propinato in maniera manipolata dai media come notizie e concetti di terza dimensione, saremo in grado di riconoscere che, quanto fatto ad altri, o da altri, di fatto è un riflesso dello stato di coscienza che ognuno possiede. Questo, però, non cambia il fatto che, indipendentemente dalle apparenze, la vera essenza di ognuno è divina. Come detto, il lavoro da fare, come anime risvegliate, è quello di essere dei testimoni, ed osservare noi stessi e tutto ciò che ci circonda nel mondo. Certamente non è un lavoro semplice, ma con il dovuto impegno, arriveremo ad essere dei veri testimoni, scevri da ogni coinvolgimento emozionale, e rimanendo nella verità, entreremo in comunione con il nostro spirito interiore, ovvero con quella parte divina che possiamo identificare, come il frammento di Dio. Questa realizzazione, è la chiave per l'evoluzione spirituale. È ciò che ogni anima, vita dopo vita, ha cercato in tutti i posti sbagliati, ma ora gran parte dell'umanità, è spiritualmente pronta a rendersi conto che tutto quello che ha cercato, più o meno inconsciamente, non è all'esterno, ma dentro ognuno di noi. Questo è ciò che viene inteso come ascensione, ovvero il raggiungimento di un livello superiore di coscienza da cui si inizia, poi, a vedere il mondo e tutto quello che ne fa parte, da un luogo del sapere dove c'è solo un uno, e quell'uno, è eterno, e si esprime in forme, e varietà infinite. Il mondo, in generale, è ancora programmato per credere in certi concetti e convinzioni. Questo tipo di programmazione costituisce un grande potere. Di fatto, una volta sposato un concetto, o accettata una convinzione come verità nella coscienza, le stesse si manifesteranno esteriormente, e daranno validità a quel particolare potere. Attraverso vite vissute nelle energie della dualità e della separazione, l'umanità si è trovata ad accettare e sperimentare molti poteri, sia di natura buona che cattiva. Questo fatto, a sua volta, ha creato la coscienza della paura. Nel sistema di credenze di terza densità, il potere personale è generalmente visto come potere su qualcosa, una persona, un luogo o una situazione, e spesso si manifesta come una qualche forma di dominio. Si tratta di un atteggiamento mentale basato sulla personalità, in cui l'azione fisica, emotiva e verbale, è spesso imposta su altri, a volte per fini buoni e, talvolta, non proprio buoni. Al contrario del potere personale nell'energia di terza dimensione, basato sul dominio di qualcosa o qualcuno, ovvero di un atteggiamento mentale fondato sulla personalità, in cui l'azione fisica, emotiva e verbale, è spesso imposta su altri, il potere spirituale, è una qualità della sorgente divina. Uno stato di coscienza che, una volta raggiunto, si manifesta come una forza interiore che non può essere scossa da circostanze esterne. Di fatto, il potere spirituale è facilmente riconoscibile attraverso le parole e le azioni di coloro che sembrano avere la capacità di dire e di fare, esattamente ciò che deve essere detto o fatto con forza e potenza, ma sempre in modo amorevole, e nel rispetto degli altri. In considerazione che nulla avviene per caso, quando arriva il momento giusto, il ricercatore deve esaminare il suo sistema di credenze, ed individuare ciò a cui dà potere, perché lo stesso avrà potere anche su di lui. Il credere in un potere diverso dal potere dell'uno, si traduce sempre in un qualche tipo di paura, ovvero, che una persona, un luogo, o una cosa abbia potere su di lui. Ciò richiede un esame di coscienza profondo e sincero per scoprire quali persone, eventi, circostanze ed esperienze, possiamo ancora detenere come potere, ma quanti di noi sperano di andare oltre la paura, devono essere disposti a riconoscere che cosa temono e perché.
La maggior parte delle paure sono sepolte in profondità, essendo state mantenute e protette attraverso le vite dei vari io, ed immagazzinate energicamente nella memoria cellulare personale, dove rimangono fino all'eliminazione. I timori eccessivi si basano solitamente su qualche esperienza traumatica del passato o del presente. L'energia delle esperienze, di solito, giace dormiente fino a quando non viene attivata da qualche esperienza ordinaria della vita quotidiana. È l'allineamento delle energie, il fattore che riattiva le emozioni del trauma che inducono l'individuo ad agire in modi insoliti, che ad altri sembrano stupidi ed inutili. Avere contezza di ciò a cui diamo potere, è il primo passo per andare oltre la paura. Qualora una credenza, un concetto, o una convinzione, viene vista per quello che realmente è, la paura che l'accompagna dovrà sciogliersi, perché non avrà poi più nulla che la sostenga e che la tenga in essere. Le esperienze indesiderate continueranno a verificarsi, fino a quando non sarà dato il via ad un onesto esame interiore delle proprie varie credenze, che determinano la paura. L'intenzione è la chiave. L'obiettivo non deve mai essere quello di coprire o di imparare a convivere con la paura, ma di sondare la profondità del sistema di credenze e portare in superficie ciò che è stato erroneamente dotato di potere. Con il tempo scopriremo che i luoghi, le situazioni e le persone temute non avranno più potere su di noi. Inizieremo a vivere in un contesto di rispetto reciproco, anche quando l'altra persona potrebbe non avere alcun rispetto neanche per se stessa. Inoltre, dopo esserci evoluti in uno stato di coscienza superiore, quando necessario, non dovremmo aver paura di dire la nostra verità. Nessuno, e nulla al di fuori di noi, può condizionare la nostra vita e avere potere su di noi, a meno che non glielo permettiamo, uniformandoci al dogma e alle credenze. Noi siamo i creatori delle nostre esperienze. Poiché siamo coscienza, e non solo corpi fisici, noi udiamo, vediamo, gustiamo, sentiamo al tatto, e odoriamo, attraverso il nostro stato di coscienza. La mente appare come materia. Una volta che abbiamo raggiunto una coscienza di unità con la sorgente divina, i poteri del mondo non possono nemmeno sfiorarci, perché non siamo più in risonanza con la loro energia. Il mondo di terza densità comprende molti poteri, formati e tenuti in vita dall'energia del crederci. È ora maturato il tempo di smettere di aggiungere energia a queste manifestazioni di falso potere. Quando avremo fatto nostro questo tipo di atteggiamento, vedremo attrarre a noi altri fratelli e sorelle, che a loro volta, con lo stesso modo di pensare, stanno vivendo nella luce della verità. La nostra nuova e illuminata energia attirerà a noi le persone e le esperienze che vibrano allineate con il nostro stato di coscienza, e le esperienze di vita cominceranno a cambiare. L'anima risvegliata, conseguentemente, non darà più potere ai criminali, ai politici, ai ricchi, ai potenti e ai non illuminati in genere, anche se queste persone agiscono nell'ipnotismo della dualità e della separazione. L'anima risvegliata non darà più potere ai beni materiali, al denaro o all'apparenza, perché sa che queste cose non hanno il potere di portare la vera felicità, la reale soddisfazione, la pace o la gioia, qualità queste di esclusivo appannaggio dello spirito e che possono fluire solo dal nostro interno. Viceversa, nel suo stato di non risveglio, l'umanità continuerà a cercare la realizzazione al di fuori di se stessa, perché è lì che crede che si trovi,